Carissimi amici, sempre a fianco di questa carissima amica che è la professoressa Antonina, dico subito solo Antonina, ci ha raccontato del suo entusiasmo di insegnare a Capoverde, talmente entusiasta, talmente piena di saudade, che cosa ti sei inventata? Allora, mi sono inventata la possibilità di fare un ripasso da remoto ai ragazzi, ma perché loro, certo, grazie alla tecnologia, ma perché loro hanno un progetto molto ambizioso di venire in Italia a fare uno stage in queste aziende vinicole dell'Albese, che come voi sapete è il top della produzione dei vini, delle uve e quindi dei vini. Quindi per loro è davvero molto importante venire a vedere come si fa il vino in quindi Italia. Quindi li rivedrai e poi dal vivo. È chiaro, però è necessario che loro ritornino a riprendere un minimo di abitudine alla lingua italiana, che non è la loro lingua, ovviamente. Allora, dopo il percorso che abbiamo fatto quando sono andata cosa farai concretamente? Allora, concretamente abbiamo ipotizzato anche con la segretaria dell'AMSES di Padre Ottavio di fare, di scegliere dei link di argomento semplice, dove si parla italiano, un buon italiano, a cui poi segue una serie di domande che io ho preparato, che io preparo e che preparerò, a cui loro devono rispondere direttamente a me in italiano in un messaggio vocale. Quindi c'è anche il controllo che loro davvero... Il feedback, bravo, il feedback. Hai capito? Questa è la didattica online che questa insegnante si è inventata anche per continuare questa avventura meravigliosa. Assolutamente, perché poi naturalmente quando loro verranno io andrò a trovarli, sarà un piacere rincontrarli, ma intanto è utile che loro rinnovino un po', come dire, l'abitudine alla lingua italiana. Poi impareranno qui. Senti, tu mi devi dire a questo punto che cosa, perché ho capito che Capoverde ce l'hai nel cuore, sì, e che cosa ti è rimasto così impresso di Capoverde che ti manca terribilmente. Quando alcune volte tu, aprendo gli occhi, dici fossi a Capoverde, c'è una cosa che proprio dico. Senti, incominciamo dall'ambiente esterno. Mi manca il sole, io poi abito in una città molto fredda, mi manca il mare, quel fantastico oceano, la vista dell'isola di Brava. Mi mancano le persone, perché la capacità che hanno i capoverdiani di entrare in comunicazione con te, in una comunicazione diretta dove non ci sono tutti questi queste cose che ti impediscono la circolazione immediata della comunicazione, ed è lì è dell'empatia, perché loro sono empatici, entrano in comunicazione con te ma sono positivi nell'avvicinarsi a te, capisci? Bellissimo. E da noi non succede tanto. Io direi che tre cose: sole, mare, persone. Vi basta per andare a Capoverde? Siete avvertiti, se volete questi tre plus, come si dice oggi, andate lì e vedrete che Antonina ha ragione. Grazie Antonina, grazie, veramente. Andiamo avanti con fiducia, AMSES. Perché AMSES c'è!